quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che aveva lui vestito da Babbo Natale a San Severo, ci perdonerà Paolo Conte, il futuro deputato con gli stivali a Boubacar su Maoro, si faceva i selfie davanti alle baracche del ghetto Foggiano dove vivono tanti lavoratori immigrati che la sua Lega Braccianti avrebbe dovuto tutelare e invece le accuse sono note. Pochi aiuti e molto show a fini elettorali, compresi i 50 euro a Bracciante in questo caso sì che li avrebbe aiutati per protestare con lui a favore di smartphone anziché lavorare. Vestito da Babbo Natale, barba bianca e mascherina chirurgica, Abu a San Severo si faceva i selfie anche coi soci della Lega Braccianti che oggi gli chiedono conto della raccolta fondi da 16.000 euro che doveva servire pure a regalare dei giocattoli ai bimbi del ghetto. Peccato però che Don Andrea Pupilla, direttore della Caritas di San Severo, abbia detto che lì i bimbi si contano sulle dita di una mano, e quindi in molti si chiedono che fine abbiano fatto i soldi. Vabbè. Per il deputato ivoriano Natale può essere propaganda, ma anche rabbia e odio politico indirizzato un po' a tutti. Auguri di un sereno Natale o l'insegna dell'amore che ci permette di resistere alla malvagità e alla cattiveria per coltivare l'altruismo e la solidarietà, ha scritto il 25 su Twitter. Come disse Martin Luther King, alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. I nemici sono noti, li ha nominati nei tragicomici tentativi di difendere moglie e suocera entrambe indagate a vario titolo frode, bilanci falsi, lavoratori senza stipendio nell'inchiesta sulle coop di famiglia. Sono le destre. Tanto i politici quanto i giornali, quelli che lo vorrebbero come il nero da giardino, aveva detto nel suo video in finte lacrime. Gli amici, quelli che ho l'insorgere dello scandalo l'hanno scaricato, l'ex onorevole di sinistra e Verdi, si è autosospeso dal gruppo parlamentare, non dall'incarico di onorevole, non fa esplicito riferimento ma sono tre. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, i Verdi, leader Angelo Bonelli, e i vertici del PD che in campagna elettorale l'hanno eretto a paladino degli ultimi, e poi sono stati i primi a disconoscerne vita, opere e miracoli. Gli auguri via Twitter di Abu sono stati contraccambiati da pochi e spernacchiati da tanti. Chi gli ha chiesto di togliere le palline di Louis Vuitton dall'albero, chiaro richiamo al diritto all'eleganza reclamato per la moglie, e chi gli ha chiesto le dimissioni. Sei tutto chiacchiere e stivali, l'ha canzonato un certo Enzo. We have a dream, twitta un altro utente, un nuovo video dell'onorevole con gli stivali. Striscia la notizia la sera della vigilia ha riproposto quello in cui gridava viva Babbo Natale. Ed è stato uno spasso. Su Maoro ha pubblicato lo stesso messaggio su Facebook, in forma più ampia, dove ha aggiunto che, è l'amore, in fondo, che ci permette di coltivare l'altruismo e la solidarietà in ogni istante della nostra vita. Verso i lavoratori delle coop?